Buongiorno, scusatemi il ritardo, ma ieri abbiamo finito tardi. Tanti di voi ho visto che ci hanno seguito, vi dico grazie. Dopo la diretta che abbiamo fatto sul ciclo dei rifiuti abbiamo proseguito degli approfondimenti e abbiamo finito stamattina sostanzialmente, quindi il tempo di far riposare qualche ora la nostra schiena e darci una sistemata e siamo pronti. E ora sto andando dai miei genitori e stamattina da già alle 10 saremo impegnati in una serie di attività istituzionali e quindi sono in divisa, come si suol dire, quindi scusatemi se mi presento così oggi al vostro cospetto, ma ho dovuto ottimizzare i tempi, tutto qui. Avete notato che e ieri ho dato così l'annuncio, ora timidamente i giornali ne danno notizia perché qualcuno è in imbarazzo. La vicenda di La Paglia, Paolo La Paglia, ex direttore dell'ASP, è ormai chiusa. Musumeci, udite udite, è stato costretto dal sindaco De Luca a dichiararne la decadenza. E questa è la cosa che per me è vomitevole: essere costretti a mettere da parte un personaggio che si è dimostrato inetto, incapace, nocivo per la società. Lo dicono gli atti, l'avevo detto io già a marzo 2020, quando c'è stato lo scontro per quanto riguarda la vicenda delicata della casa di riposo come d'incanto, e vicenda che portò a oltre 20 morti, vicenda gestita dall'ASP malissimo come tutte le altre, e dalla relazione addirittura depositata dalla vigilia di Natale, quindi parliamo del 24 di... Ma che stai facendo? Ah? Ah, bravo! Bravo! Meno male che abbiamo mal di schiena. Guardate, ma cose da pazzi, cose da pazzi, cose da pazzi. Qua abbiamo l'esercito dei gatti. Che c'è? Lite? No, prepariamo ora il caffè. Ai, ai, che volete fare? Qua se non li teniamo sotto controllo, vedete, ci sfuggono di mano. Era piantare ortaggi, ma cose da pazzi, cose da pazzi. Stavo dicendo, signori, dato che inchioda definitivamente il buon La Paglia, è molto chiaro, parla di approssimazione, parla di omissione, parla di incapacità ministeriale, parla di positivi non inseriti in banca dati. Dico, vi rendete conto? Lo dice la relazione degli ispettori nominati dal buon Musumeci e Razza. E se lo sono tenuti lì ancora a bagnomaria e giocavano con il combinato disposto dell'articolo vatte la pesca, gli aspettavano la commissione sanità che desse il parere, nonostante agli atti dal 24 di dicembre ci fosse scritto chiaramente la gravità delle omissioni di questo personaggio, e ancora c'era il tentativo, credetemi, di farlo rimanere lì. Vi ricordate quando io mi sono dimesso? E secondo voi perché l'ho fatto? Ho lanciato le dimissioni per far esplodere il caso, perché che ci fosse la volontà di non far decadere La Paglia, ve lo dico al 100%, perché ora La Paglia continuerà a parlare e chissà quello che gli uscirà, quella boccuccia. Anche perché, cari miei, quando c'è una
visione politico-mafiosa anche dei servizi della sanità, io ne abbiamo affrontato di questa, abbiamo affrontato assieme questa battaglia, l'abbiamo vinta. E ora la stessa battaglia, ancora più pericolosa, ve lo assicuro, infatti questa dei rifiuti, guardate che è molto più pericolosa, perché gli ambienti connessi alla gestione dei rifiuti certamente non sono ambienti tutti francescani, no? Però, signori, noi possiamo continuare che la nostra terra di Sicilia sia pascolo abusivo di questi personaggi, di questi politici che sulla nostra pelle, il nostro sangue, sul nostro lavoro continuano a far ingrassare i privati e ad omettere di fare gli interventi pubblici, tenendo nel cassetto, ecco dove sta, tenendo nel cassetto i progetti pubblici, minacciando coloro che non si allineano, usando la burocrazia regionale per aprire procedimenti penali e contabili e lupare. Ma io anche su questo fronte andrò fino in fondo. È inutile che arrivino le minacce. Non abbiamo paura delle minacce. Non solo, il buon Musumeci che utilizza la blasonata burocrazia regionale per minacciare i sindaci e addirittura, dal suo punto di vista, aprire procedimenti penali e contabili. Ma io vi travolgo ora da non solo esposti, ma le denunce pubbliche, perché i siciliani devono sapere chi siete, quanto siete imbroglioni, falsi, ladri e farisei, politicamente parlando, ovviamente, sempre. Sottolineiamolo, per carità, perché già, signore, vivo quotidianamente in battaglie e anche giudiziarie, per carità di Dio, ma parlo sempre di questioni politiche nel privato. Sicuramente ognuno sarà il migliore del mondo e ovviamente tutto questo non ci riguarda. E quindi che qualcuno avesse ricordato le battaglie che abbiamo dovuto fare, perché la vicenda di Lavaglia crea imbarazzo, parliamoci chiaramente, ma crea imbarazzo anche tutto ciò che riguarda la propaganda che probabilmente sarà stata anche fatta e si sta facendo a pagamento. Chissà quante cose usciranno fuori quando magari saremo lì, se saremo lì, non lo so. In questo momento il buon Musumeci sta facendo di tutto, sta continuando a fare di tutto affinché noi scendiamo in campo e chiudiamo la fase musumeciana. Ripeto, Crocetta una iattura, ormai questo, Crocetta una iattura, Musumeci una sciagura. E naturalmente tutto questo è scolpito dalle omissioni e dai danni che declineremo in quelle che è una nostra crociata di liberazione della Sicilia, perché di questo intanto si tratta. Non possiamo continuare noi poveri sindaci a stare in trincea con questi politici che lavorano non solo contro la Sicilia, ma ci accusano di essere la causa dello sfascio di alcuni servizi essenziali della pubblica amministrazione, come i rifiuti. Poi si aprirà il fronte dell'acqua, poi si aprirà il fronte delle mancate realizzazioni dei depuratori. Guardate, ci sono argomenti che proprio caratterizzano in negativo la nostra terra, che è ovvio che vanno affrontati in una proprio azione di liberazione. Questo è anche il nostro compito, a prescindere, guardate, da chi domani sarà il candidato alla presidenza della regione. Un sindaco di una città metropolitana non può stare supinamente lì in silenzio a vedere e a constatare i peggiori delitti nei confronti della propria comunità. Chi sta in silenzio è complice ed è mafioso. Sì, perché guardate, la visione politico-mafiosa è questa.
utilizzare la leva amministrativa contro chi la pensa, chi non la pensa come te, omettere i tuoi doveri e quindi far arricchire i privati, non spendere le risorse che ti sono state assegnate proprio perché il tuo disegno criminale è quello di continuare a sostenere determinati apparati e ovviamente reagire quasi in modo rabbioso e minaccioso, intimidire chi ti sbatte in faccia la verità. La visione politico-mafiosa è questa ed è ovvio che noi non ci possiamo fermare qui. Buona giornata, io ora vi lascio perché ho veramente una giornata pesantuccia e prima di iniziarla ho dei doveri familiari da adempiere. Grazie sempre, ricordatevi che il prossimo giovedì faremo una diretta alle 22, sempre terza puntata sui rifiuti, questa volta dalla piattaforma di pace. Vi farò vedere in diretta una struttura di cui abbiamo chiesto l'ampliamento da oltre un anno e mezzo, mi ricordo due, ancora attendiamo sempre da Musumeci l'autorizzazione ambientale per poter ampliare questa piattaforma, ma d'altronde come tutto il resto dei procedimenti importanti che in Sicilia naturalmente devono essere rallentati perché serve ovviamente favorire altri e consentire di lucrare sui servizi essenziali. Buona giornata, un grande abbraccio.